Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Queste letture che abbiamo ascoltato, che sono molto forti, sono un po' accomunate dallo stesso tema, che sono, potremmo chiamarlo, chiacchiere a papera, specialmente quando le chiacchiere a papera sono dirette a uomini cari al Signore. Abbiamo sentito la fine che ha fatto Maria, che era la sorella tra l'altro, e sorella di Mosè, per aver mormorato insieme all'altro fratello Aronne contro Mosè. Il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè, ma ha parlato anche per mezzo nostro. Questa sorta di gelosia e di rivalità nei confronti di un uomo di cui Dio stesso ha fatto la difesa. Lui è più di un profeta, i profeti ci parlano per enigmi e per visioni, ma lui ci parla faccia a faccia. Quindi quello che lui fa va bene. E guai a chi non rispetta una riconoscenza mentale. Maria è diventata lembrosa e Aronne ha rischiato tutto. E Mosè ha dovuto intercedere per la guarigione di Maria. Nel Vangelo sentiamo gli altri chiacchieroni, che sono i farisei e gli scribi che si mettono a discutere con quello che faceva Gesù e i suoi discepoli. Sapete che presso gli ebrei c'era questa tradizione, che tradizioni umane collegate con un certo senso religioso di purità, che guai a chi non si lavasse le mani prima di prendere il cibo, ma non come noi. Cioè la io perché le mani siamo pulite, ma perché non c'è stato religioso abituale. Quindi dico sempre quando commento questo Vangelo, che quando vedo le persone che sono un po' troppo maniache, dice, ah, dobbiamo già lavare le mani, io ci scherzo di ah, scrivi i farisei, d'accordo? Nel senso che se una volta non vi scandalizzate, ci dimentichiamo di lavarci le mani prima di mangiare, non succede niente, insomma, almeno io siamo stati dentro gli ospedali a contatto con i virus e con le cose del genere, no? Però Gesù dice, attenzione, che non si lava le mani non prima di mangiare, fa niente, d'accordo? Massimo che succede se provate la malattia, ma devono essere tanto sporche. Il problema è quello che esce dalla bocca dell'uomo, è ancora qui che rende impuro l'uomo, i primi si anche la papera. Ecco, e quando gli dicono, ah, guarda che i farisei sono scandalizzati, dice, ma come? Cioè non mi lavo le mani, non faccio un peccato mortale, invece quello che esce dalla bocca cosa con queste cose, Gesù dice, lasciateli stare. Quindi ci sono delle persone, sono sempre state, per l'attenzione, che si atteggiano a religiosi, diciamo così, a uomini di Dio, di santoni, di pseudotali, il mondo stava sempre pieno, da cui bisogna stare alla larga, d'accordo? Quindi, due insegnamenti importanti dal lettore di oggi, attenzione a non parlare mai male degli uomini di Dio. Io mi ricordo, ho fatto una predica, una catechesi un po' di tempo fa, quando si dice uomini di Dio, si fa riferimento a due categorie di persone. Stai attenti, gli uomini di Dio, diciamo così, che sono tali per istituzione, d'accordo? Fuori delle righe, preti, vescovi, cardinali e papa. Lasciamoli sempre perdere, anche se vedessimo fare delle cose che non funzionano, silenzio e bocche cucite, perché Dio non vuole che si parli male di loro. Poi ci stanno gli uomini di Dio che sono i santi, come era Mosè nell'Antico Testamento, non so come era un padre Dio, d'accordo? Quindi quei personaggi, veramente il Signore ha dato delle grazie straordinarie e che non da tutti vengono riconosciuti come tale. Voi sapete che il padre Dio c'era chi pensava ai suoi tempi che fosse fuori di testa, e qualcuno era anche, diciamo così, un uomo stimato e rinomato da parte della gerarchia della Chiesa. Quindi, ecco, in entrambi i casi il Signore non vuole che si chiacchieri a papera, ecco, ma gli uomini suoi, sia quelli che sono tali per il sacramento dell'ordine che hanno ricevuto, sia quelli che sono stati da lui costituiti per i doni che lui ha fatto, se li giudica lui. Se c'è qualcosa che non va, lo preghiamo per loro, d'accordo? Ma la prima cosa che dobbiamo fare è ringraziare il Signore per averceli donati, anche i preti così e così, d'accordo? Perché comunque sia, diceva il buon vescovo Petrocchi, che anche nella parrocchia più sperduta del mondo, se c'è la grazia di averci un prete che ti dice la messa, questo vale anche per noi, oggi ci sto io, domani ci sarà don qualcun altro, non fa niente, cioè avere a casa tua la grazia di un prete che ti dice la messa, se facessi anche solo quello, dovresti stare in ginocchio dalla mattina alla sera e ringraziare il Signore, e basta. Chiunque sia quello che la dice, qualunque cosa faccia, qualunque cosa comporti, capite? Quindi mai mettersi di traverso dinanzi alle cose che appartengono al Signore. Bocche chiuse e cucite. Oggi c'è un pezzo molto diffuso,
social network and company, che tutti stanno a sparare. Va bene, poi diciamo, ognuno ha la sua coscienza, bisogna dare attenzione. Io vi esorto mi esorto a astenerci da questi tipi di comportamento, stando agli insegnamenti che ci vengono dalla rivelazione. La seconda cosa è fare attenzione invece ai falsi uomini di Dio, quindi a quelli che si atteggiano tali, ma per i frutti che producono e anche per le cose strappalate che fanno, bisogna stare a guardare, ricordando le parole di Gesù, che sono ciechi e guidano i ciechi. Quindi se incontro un cieco, una persona che nonostante come si atteggi vedo che mi porta lontano dal Signore, senza chiacchierare, senza mormorare, prendo e cambio strada, d'accordo? Perché nessuno ci ha mai dato, non c'è l'ordine medico di farci guidare da altri ciechi se tali siamo. Cerchiamo di andare a trovare qualcuno che almeno l'occhio suo ce l'abbia aperto e che ci sappia condurre per qualche strada buona nei sentieri del cielo. Bene. Chiediamo a Maria Santissima che tanto ama i ministri di Dio, che tanto gli stanno a cuore e tanto raccomanda di pregare, che ci insegni il suo silenzio, quindi il suo silenzio che non è non parlare mai, ecco, ma è parlare a proposito quando si apre la bocca, e che ci aiuti anche con il discernimento a saper riconoscere e distinguere i veri profeti dai falsi profeti, gli uomini di Dio da quelli che si atteggiano a tali senza esserlo, per discernere chi fidarci, a chi affidarci e da chi farci aiutare nel nostro personale cammino verso la santità. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.